No. Lo vedete quel tizio? Quel tizio sono io. Probabilmente vi starete chiedendo come ho fatto a cacciarmi in una situazione simile. Beh, tutto è cominciato in un parcheggio. Salve a tutti e bentornati in Resident Evil 2, dove nello scorso episodio abbiamo visto lei e la stiamo facendo aspettare da un po', per voi forse una settimana, non so ancora come pubblicherò la serie, ma sicuramente da un po'. Abbiamo finalmente ottenuto la tessera per poter fuggire forse da questo posto e la stiamo per usare. Tuttavia, montando i video, ho notato che ho trovato una leva che sembrava non fare niente. Ma qui sembra che io abbia esaminato tutto. Quindi supporrò che quella leva non facesse effettivamente niente. Ergo, andiamo un po' a usare questa tessera, Scusa. Non posso neanche puntarti con l'arma. Che topa. Comunque, andiamo. È ovvio, ovvio che non usciremo davvero. Il gioco non finirà così. Mi chiedo però cosa succederà, perché questo è molto diverso dall'originale. L'abbiamo fatta, amica! Dai, togliti il cappotto, voglio vedere se sei come nell'originale. Erbetta! Sento delle radio che fanno suoni. Ah, l'esterno. Vi ricordate da quanto è che non lo vediamo? Ah, lei sta ascoltando la registrazione che le abbiamo dato. Aveva detto che avrebbe valutato un po' cosa fare in base a cosa diceva il giornalista. Era l'informazione che voleva? Purtroppo no. Ben ha fallito. Allora che cosa cerca esattamente? Altre informazioni su chi ha causato il disastro. E tu? Credi di poter salvare il mondo? Ho detto a Branna che avrei cercato aiuto. Buona fortuna, allora. Negozio di armi. Ecco, sono sorpreso di non averlo fatto notare, ma una grande assenza all'inizio del gioco era appunto una capatina in un negozio d'armi, dove un signorotto all'inizio ci aiutava e poi veniva brutalmente ucciso da un sacco di zombie. Ed era proprio il Gun Shop Kendo, se non sbaglio. Possiamo entrare? L'unico modo per passare per quel negozio. Sì, dobbiamo passare nel negozio. E questa è la voragine di cui parlava il tipo. Dove sotto dovrebbe esserci un laboratorio segreto. Dai, spero che il tipo sia vivo. Anche se a questo punto della storia dovrebbe essere già morto da parecchio. Che disastro. Lo vedo molto morto. Leon, potresti accendere la torcia? Non ci si vede abbastanza bene. Ovviamente è molto diverso dall'originale, però è comunque una bella citazione. E come dicevo, nell'originale c'era il fucile, ma qui vedo che c'è una modifica per il fucile. Fico! Lo rende più preciso e aumenta i colpi disponibili. E ora assomiglia al fucile di Resident Evil 1. Ma che ficata! E mi ha anche ricaricato tutto. C'erano colpi gratis. Va bene, non ha senso, ma ci piace così. Speravo che cambiasse anche il mirino di conseguenza, ma accontentiamoci. Guns. Sì, c'erano anche munizioni, infatti eccole qui. In effetti, altra cosa che non ho fatto notare, anche l'estetica dei caricatori della pistola è rimasta quella. Rossa. Lei cosa... Non muoviti. Non le farò niente. Ho detto, non sei vivo! Muoviti. Voglio solo passare. La prego di abbassare l'arma. Stai zitto. Adesso ti giri. E torni indietro. No, è una figlia. Una figlia zombie? A sua figlia servono cure. Non dirmi come trattare mia figlia. Buttala. No, aspetta. Spostati. Va eliminata prima che si trasformi. Eliminata? È la mia bambina, cazzo. E mi sa che ti stai per attaccare da dietro. Ada, lasciamo stare.
Sì, ma se lasciamo stare... Emma! Tesoro, ti ho detto di stare dentro! La bambina lo ucciderà, non è che... Papà... Sì, cara, papà è qui. Sono qui. Ok? Quelle cazzo di cose là fuori. Guardate che hanno fatto. Sei un poliziotto. Dovresti sapere perché, come diavolo è potuto succedere. Proprio. Era il nostro angioletto. Mamma. Mamma dorme, tesoro. Ok? E ora farai nanna anche tu, ok? Emma? Nome che mi sembra di aver già sentito, ma non sono sicuro. Forse mi confondo con Emma Emmerich, la sorella di Otacon. Andate via! Lasciateci in pace! Ok. Senta, va bene tenere all'oscuro me. Ma perché lui? La penserei al contrario. Va bene tenere all'oscuro lui, ma perché me no? Voglio scoprire che succede qui. E fermare chi c'è dietro. Aiutare persone così. Per questo sono entrato in polizia. Io devo fermare l'operazione dell'Umbrella. Potremmo morire. Voglio salvare questa città. Io ci sto. Va bene. Mi stavo giusto per chiedere a cosa sarebbe servito tutto questo, tutta questa cutscene, ma direi che serviva a approfondire il rapporto tra Leon e Ada Wong, e almeno ci ha detto cosa sta facendo qui. Sta cercando di fermare la Umbrella Corporation, e quindi va bene. Comunque parzialmente superflua, ma era anche un po' una citazione al vecchio negozio d'armi del primo Resident Evil, del secondo Resident Evil, dell'originale. Conosci l'Umbrella Corporation? Certo. È un'azienda che produce segretamente armi biologiche. Hanno un virus, trasforma le persone in creature indistruttibili. Questo spiega tutte le cose orribili. Sì, ma che modo di dirlo? Beh, questo spiega tutte le cose orribili. Ma il doppiaggio, per quanto ovviamente non sia perfetto... Per questo sto cercando Annette Burke. È la ricercatrice dell'Umbrella che ha diffuso il virus. Devo neutralizzarla. Dicevo... Per quanto, come sentite, non sia sempre il top questo doppiaggio, è comunque eoni sopra l'originale Resident Evil 2, che a sua volta era eoni sopra Resident Evil 1. Almeno Resident Evil 1 era così brutto da essere memetico e meraviglioso. Da qui arriveremo ad Annette. A quanto dice, le fogne sembrano un posto adatto a lei. Puoi dirlo. Dopo di te. Wow, grazie. Quando mi sento triste, riascolto il doppiaggio del primo Resident Evil e torno felice. E stiamo finalmente per arrivare alle fogne, dove spero che non ci siano animali selvaggi. Coccodrilli? Ragni? Comunque sono ben equipaggiato. Non riesco a immaginare uno scienziato qui sotto. Per il QG così si arriva al laboratorio segreto dell'Umbrella. Andiamo. Le fogne sono gestite dal comune. Come possono nascondere alle autorità una struttura così? Beh, benvenuto in America. L'Umbrella controlla Raccoon City da anni. Beh sì, anche il capo della polizia ci hanno già lasciato intendere che fosse nel libro paga dell'Umbrella. E beh, è abbastanza ovvio. Anche perché questo centro di ricerca in pratica sembra essere sotto la stazione di polizia. E avete visto quante cose incriminanti abbiamo trovato nella stazione di polizia?
Basterebbe quel giornalista bloccato in carcere per farci capire che il capo della polizia non era poi questo grande eroe che ci piacerebbe fosse. Merda! È un terremoto! Me lo auguro davvero. Ma cosa ti... Beh sì, se è un tyrant o qualcosa di peggio. Ammetto che un terremoto sembra un'ottima opzione. Peraltro lei ci segue. Sì, la fisica sta un po' sbarellando, perfetto. Che camminata ha, tra l'altro. Togliti sto cappotto, che... Non voglio essere volgare, voglio vedere... Ma che diavolo! Stai a me. Io solo sa cosa c'è. Qualcuno mi dia una bombola di esplosivo. Una stanza sicura. Facciamo un po' di ordine. Ma in realtà sono messo abbastanza bene e penso di tenere quello che ho. Quell'altra pistola che ho trovato, ho così pochi colpi che mi sembra un po' esagerato andare a usarli. Questa mappa è quasi troppo comoda, ogni tanto lo penso. Quando ho dubbi se mettermi a cercare oggetti o meno, mi basta semplicemente aprirla. Sei lì, Ada? Sì. E vedere se la stanza in cui siamo è rossa o blu. Essendo rossa, so che c'è qualcosa da raccogliere e che quindi dovrò stare attento. Non segna neanche necessariamente i nemici. Quindi, insomma, è quasi troppo chiara. Mi chiedo se si possa disattivare in qualche modo. Ma mi sembra di no. Ma sapete che vi dico? Va bene così. Sono già abbastanza distratto. Tac, ore pulite e possiamo andare avanti. Dicevo, sono già abbastanza distratto e quindi... Mi aiuta a non perdermi cose che mi perderei solo perché sono qui con voi. Di nuovo? Non è tardi per tirarsi indietro. Scherzi, dovrai sopportarmi fino alla fine. Che tamarro. Mi pare l'abbiano reso più simpaticone Leon rispetto all'originale. Insomma, non è mai stato la persona forse più seria del mondo, ma sui dialoghi lo erano abbastanza. Ah, che schifo. Dai, Ada, buttati. Sicura che è morbido. Sia di qua? Così pare. Aspetti. Oh oh. È un terremoto? È un aereo? No! È un coccodrillo gigante. Questa. Mutato! Leon! Via da lì! Cavolo, dimmi male che c'è Ada. Aiuto! Ma no, che schifo! No, 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 no! Ok, mi è andata benissimo, non avevo capito che dovevo barra, potevo evitarlo. Ma che bello! Qualcuno mi dia una bomba esplosiva! Il coccodrillo punta in una direzione precisa. E destra, sinistra... Oh! Game over, biatch! Che figo! Ti è piaciuto, eh? Alligatore del cazzo! Yes! Va bene, è stato quello che si definisce un set piece molto figo. Che hanno reso tipo l'originale, ma meglio. L'originale era molto più piatto, se vogliamo. Leo, di qua! Cosa diavolo era? Muoviti a salire! Nell'originale bisognava solo attirare l'alligatore e far cadere una bombola. E una volta che la mangiava, gli sparavi. Semplicissimo. Qui ha più senso perché era anche un tubo del gas che... Ti avevo avvisato. Aveva detto che il virus trasforma le persone in mostre, non i rettili. Touché. Sono sorpresa tu sia ancora intero.
Vabbè, almeno la vediamo che sculetta. Ma comunque. Ah già, perché c'è una, diciamo, chicca, un mio grande segreto, un aneddoto della mia infanzia che vi racconterò quando sarà il momento. Non ho detto se perché presumo che quel momento ci sarà. Non riesco a capire. L'Umbrella, a chi vende mostri del genere? Al nostro esercito? Ad altri stati? Non vendono mostri, vendono i virus che li creano. E Annette li sa realizzare. E quella donna è molto più pericolosa di quell'alligatore. Dicevo, c'è un aneddoto della mia infanzia che vi racconterò sicuramente quando sarà il momento. Perché, insomma, va bene che conosco già il gioco, vi mostro le cose, faccio del foreshadowing, ma spoiler veri e propri cerco di evitarli, ovviamente. Potrei dirvi come presumo che finirà il gioco. Poi chi lo sa, magari rimarrò sorpreso, ma comunque non lo farò, quindi non è neanche una domanda da porre. Ehi, un'altra stanza sicura. Senza cassa? Molto curioso. È di sicuro opera di William. Ferma, dove sei? Annette Burke. Stava cercando lei? Non c'è più tempo. Devo sbarazzarmene. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. Ma l'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ehi! Ma ferma! Ada! Non avrete mai il virus G! Ada, sei un agente dell'FBI. Mira bene. Non sembra la tipica scienziata. Leon! Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. Penso di sapere cosa ci aspetta, sapete? Si è tolto il cappotto, finalmente! Sono fuori dalla struttura. Insegua Annette. Se non ce l'ha lei, sarà nel Nest. Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Corri quanto vuoi, Annette, ma non puoi nasconderti. Yes! Sì, è vestita circa come l'originale. Ada Wong di Resident Evil 2, ma è ancora più sexy, esageratamente per il ruolo che ha, ma questo al momento non è importante, e ha una corsa meravigliosa, sembra la falcata di Tidus in Final Fantasy X. E anche questa è una cosa che mi aspettavo già, perché c'era anche nell'originale. Oh, un ascensore sarà bloccato, quindi... Ci sono queste sezioni a volte in Resident Evil, in realtà dal 2 in poi, in cui dobbiamo usare un altro personaggio, che ha equipaggiamenti diversi, stat diverse. E armi diverse. Lei, come vedete, ha una pistola specifica, la Bruma KC, che non conosco se esiste davvero. Un esemplare limitato, con soli 5.000 pezzi, ma lei può permetterselo perché è un agente dell'FBI. E proseguiamo. Cos'è? Un rilevatore EMF? Individua i cavi e prende il controllo di apparecchiature elettroniche. Ma che fico! Quindi è un'arma, suppongo. È l'ora del gioiellino. Oh, ma che ficata! No, questo decisamente non c'era nell'originale. Ma mi piace! Quindi possiamo controllare quello? Posso continuare a usare Ada e tipo... Mai più, Leon. Mi accontento di avere solo la pistolina, francamente.
Questo com'è successo? Che hanno preso il controllo? Ma... eh? Vabbè, andiamo. Un gioco da ragazzi. L'hanno fatta molto più super spy incredibile anni 60. Schifo. Sembra la protagonista di No One Lives Forever. Dobbiamo farlo di nuovo? E a che distanza possiamo prendere il controllo di queste apparecchiature? Ok, piano pianino. Quindi scoppierà anche questo e potremo passare. Mi chiedo se questo aggeggio avrà anche altri utilizzi che non siano distruggi i condotti di ventilazione, perché sarebbe un po' un peccato se non potesse fare di meglio di così. Oh cielo. Ci sono oggetti? Ehi! Ispezione settembre, prima settimana. Ho già compilato una richiesta la scorsa settimana, ma ci serve subito un braccialetto identificativo di ricambio. È indispensabile per accedere ad alcune aree della struttura. In altre parole, senza non possiamo fare il nostro lavoro, quindi non voglio sentire nessuno accusarci di perdere tempo. E qui, dato che non c'è nient'altro, scappiamo da questo zombo. Oh, non è chiuso! Ce l'avrà lui, forse, questo braccialetto? E questa pistola sarà meglio di quella di ordinanza di Leon? Lo spero, perché sennò finiremo i colpi in un batter d'occhio. Ce l'hai tu? No. Ah, che scemo. Ho l'aggeggio con cui posso seguire le cose. Ok, si è aperta. Sì, avrei potuto evitare di usare quei quattro colpi, ma... accontentiamoci, ok? Sì, passerò il tempo così a vedere se ci sono oggetti. Ah, però vedo che utilizza gli stessi tipi di colpi della pistola di Leon, quindi non penso che sia molto meglio o molto peggio. Oh, cavi, cavi. Dove porti? In là? Ancora cavi, ancora cavi. Cavi ovunque. Sì. Ah, questa deve essere appunto una sorta di ascensore, i cui cavi vanno in là. E poi in là. E poi in là. Sì, mi piacerebbe evitare di attirare questo zombo. Però... ma dai, ma... oh cielo. E Birkin? No. È che non ho tantissimi colpi. Tuttavia è ovvio che non staremo sempre con Ada, quindi in teoria potrei mettermi a usare i colpi con meno paura. Sì, non credo di fare una grande sorpresa a nessuno se dico che torneremo a usare Leon. E che non credo che ciò che usiamo in questa situazione sia davvero rilevante. Questo sembra più un labirinto di qualche tipo, in cui però dobbiamo riuscire a seguire... ma un po' di rispetto. Questo cavo che va in là e va in là. Oh. Va bene. Ora dovremmo poter attivare l'ascensore. Lei ha anche ancora poco spazio nell'inventario. Dopo tutta la fatica che ho fatto per ottenerlo, mi sento un po' preso in giro. Ma... torniamo all'ascensore. Basterà stordirli per un po'. Ok, andiamo. Ora sei mia. Eccola, eccola. Sempre la migliore a scappare, lo ammetto. Dai che la becchiamo, dai che la becchiamo. Che buio. Se qui non c'è un passaggio segreto... no, ma ci mi stai... stai buono lì, stai buono lì. Oh. Ah!
Cosa faccio? Veloce, veloce. Più veloce. Ok, una stanza quadrata. Ma dai. Via, 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 via. Ok. Ok. In realtà per oggi credo sia meglio fermarsi. Di conseguenza è tutto. Io come sempre sono Ampetrackable e ci vediamo nel futuro. Forse.